Era un venerdì, il 4 novembre del 1966, quando a causa delle forti piogge l'Arno esondò e allagò tutta la città di Firenze. L'acqua arrivò anche a un battente di 5 metri, furono colpite tantissime vie, oltre ai musei, gli Uffizi, il Duomo, la Basilica di Santa Croce. E Firenze non dimentica questa alluvione e le altre eventi di forte intensità precedenti che hanno colpito la città, con delle targhe in marmo posizionate in tantissime vie. Siamo in via De Neri, angolo via San Remigio, e qui abbiamo ben due targhe che ricordano le alluvioni del 1333 e del 1966. Furono tutte e due di grande intensità e per l'appunto avvennero lo stesso giorno, cioè il 4 novembre. Altre grandi alluvioni che hanno colpito la città di Firenze sono quella del 1557 e quella del 1844, che colpì la città il 3 novembre. Come nell'alluvione del 66, anche in queste occasioni non fu colpita solo la città, ma anche aree di quella che ora è la città metropolitana, come il Mugello e Borgo San Lorenzo. Siamo in via San Giuseppe, una delle strade dove arrivò l'acqua dell'Arno nel 66, e qui c'è una targa che ricorda un momento straziante di quel giorno. Abitava Elide Benedetti, che era una disabile, e il parroco della chiesa di San Giuseppe l'accompagnò fino all'ultimo istante. La statua di Dante, inaugurata da Vittorio Emanuele II il 14 maggio del 1865 in occasione dei 600 anni dalla nascita di Dante, il 4 novembre del 1966 fu danneggiata nel basamento dall'acqua dell'Arno. Smontata nel 1968, fu rimontata a lato della Basilica di Santa Croce nel 1972.